stava cominciando a nascere un pochino l'idea di produrre energia elettrica da fonte fotovoltaica in maniera industriale, perché ci stiamo proiettando indietro al 2009-2010. Nel frattempo, in questi circa 10 anni in cui questa cosa si è sviluppata, il solare è diventato competitivo. Abbiamo preso queste cose, abbiamo detto ok, abbiamo adesso una tecnologia competitiva, quello che manca è la dimensione, perché una fabbrica da 200 MW non è materiale ormai nel mondo del solare. Il mondo del solare è un mondo in cui l'unità si misura in migliaia di megawatt. E quindi da lì abbiamo deciso di dire questa fabbrica la facciamo aumentare di dimensioni, la cambiamo perché la tecnologia è diversa a questo punto, e investiamo in un nuovo stabilimento produttivo che è quello di cui oggi stiamo parlando, che è da 3.000 megawatt, quindi 15 volte più grande rispetto a quello che era Trisan inizialmente. Sì, dobbiamo rivedere un po' lo schema della metal, quindi rivedere un po' gli screen, Sì, allora abbiamo due screen, uno da 12, uno da 15 micron di opening. Possiamo testare, partiamo col 15 e poi vediamo col 12, vediamo quanto cambia la Va bene, qualità però dobbiamo del fare un po' di celle secondo me, un migliaio, vedi un po' tu. cell. Nessun problema, mi Ok. interfaccio con la produzione, mi faccio dare l'accesso alla macchina e poi ti informo sui risultati del test. Perfetto, Va ok, fammi bene? sapere. Enel è un'azienda molto importante dal punto di vista appunto dell'energia ed è la più coraggiosa perché è stata probabilmente la prima a investire nel fare direttamente, cioè no, non comprare da altri, ma produrre direttamente i pannelli fotovoltaici in casa e quindi capire, entrare nella tecnologia. Usiamo comunque la linea di produzione per fare ricerca perché in qualche modo io dico sempre ci appoggiamo sulle spalle dei giganti, no? Perché la produzione permette di avere un processo perfetto, super controllato, su cui poi noi possiamo fare le nostre prove, cioè inserire dei nuovi materiali, strati di materiali particolari, partendo però da una cella che funziona molto bene. Cosimo è il nostro punto di riferimento tecnologico, è lui che ci indica il punto dove arrivare. Non ci siamo presi subito, perché io uomo di produzione che non vede altro che quanti pannelli si fanno giornalmente, lui invece guarda sempre avanti. Presente e futuro si devono parlare costantemente, dobbiamo relazionarci perché è lui che vede l'obiettivo da raggiungere e che conosce la tecnologia, però la strada per utilizzare la tecnologia e arrivare all'obiettivo passa anche dalle esperienze che quotidianamente facciamo in campo. L'efficienza è aumentata, però vedi, ci sono un po' di sbavature vicino alle linee di metal. Perché abbiamo avuto un consumo anomalo di pasta d'argento, dobbiamo modificare la ricetta che abbiamo in produzione. Vabbè, se riusciamo a ottimizzare, stringiamo un po' di più, passa più luce, aumenta l'efficienza. E riduciamo anche il consumo di pasta d'argento. Domani faccio fare un altro run. Vabbè. Nel corso degli anni la tecnologia è cambiata, ci ha portato ad essere un'azienda dinamica, che al suo interno ha dovuto reinventarsi e inventare e sviluppare nuove tecnologie affinché fossimo all'avanguardia con quello appunto che il mercato chiedeva. Oggi facciamo una tecnologia totalmente nuova, un fiore all'occhiello per Tresan. È una tecnologia legata ad un'eterogiunzione bifacciale che ci permette di raggiungere performance in termini di potenza prodotta e incamerata appunto dal pannello solare più alte rispetto a quelle passate. Siamo stati i primi a proporre questa tecnologia, sicuramente a livello europeo e anche a livello mondiale.
Noi siamo adesso nella fase del nuovo passo che dobbiamo fare, che è quello di fare la nostra Gigafactory, per cui tutto quello che facciamo adesso lo dobbiamo moltiplicare per un fattore 15, perché noi adesso abbiamo 200 megawatt, dovremmo arrivare a fare 3 gigawatt. Come fabbrica di tecnologia completa, cioè dalla cella solare al modulo fotovoltaico, siamo fra i pochi in Europa, cioè nel senso ci saranno 2 o 3. Noi siamo veramente pionieri, nel senso che combattiamo contro dei giganti. Questa linea sono 200 megawatt come capacità massima. I nostri concorrenti fanno gigawatt, cioè 10, 20 volte di più come produzione. Noi attualmente siamo Davide, Golia e il mondo asiatico, soprattutto cinese. Ora noi dobbiamo essere bravi a blindare queste nostre idee e fare in modo di portarle, tenerle qui e svilupparle qui e portarle a fare le grandi fabbriche qui anche in Europa. Meccanico, sono sempre stato appassionato di meccanica e di energetica. La mia carriera in Enel è sempre stata in un'area di costruzione di impianti per la produzione di energia elettrica. L'anno scorso mi viene proposto di essere responsabile per questo grande investimento dell'Enel, che è una parte importantissima e integrante di quello che si legge sui giornali essere la transizione energetica, cioè un processo che ci permetterà di passare dai combustibili fossili alla produzione di energia elettrica con fonti che inquinano poco o nulla. E questa opportunità, diciamo, mi ha infiammato. Siamo partiti con la costruzione, siamo nella fase proprio di partenza più importante della nostra fabbrica, che prevede la costruzione di macchinari molto complessi, per cui noi siamo passati dalla fase di progettazione, noi abbiamo definito le macchine, definito le specifiche, definito anche come fare il processo e addirittura l'automazione e il controllo del processo. E ora dobbiamo passare dalla carta alla realtà. E qui si vede una bella spianata, che sono le due macchine che gettano il calcestruzzo. L'idea che qui ci saranno le nostre 5 linee da 600 megawatt all'anno l'una, e pensare adesso cosa c'è e quando ci saranno, hanno gettato, vedi, la superficie bianca ingloba la rete elettrosaldata, e adesso piano piano si parte per posizionare i ferri che ospiteranno le nostre macchine. Noi partiremo già con un'efficienza che è più alta di quella con cui abbiamo fermato la linea, perché ormai la linea HGT è stata fermata perché deve essere poi ampliata, però ogni anno noi poi prevediamo di aumentare l'efficienza, fino poi a passare verso la fine del 2025 alla tecnologia rivoluzionaria della tandem. Passeremo dal 24-25%, probabilmente riusciremo anche a raggiungere il 26% con la sola HGT, a qualcosa che va oltre il 28%, che è il limite teorico un po' del silicio. Questo grazie al fatto che il silicio cattura una parte della luce, che è la parte rossa, il nuovo strato che si chiama perossite, che verrà aggiunto al silicio, cattura la parte blu, utilizza la parte blu della luce, e quindi noi possiamo arrivare oltre il 28, andare oltre il 30%. Ti ricordi sicuramente meglio di me come era qui prima, sì, no? Sì, qui è tutto pieno di macchine. Un pullulare di attività. Oggi, entrando in sala, vedo una sala vuota. Questo sancisce, diciamo, il primo passo per la Gigafactory. Naturalmente i volumi saranno completamente differenti. Noi abbiamo gestito a massima capacità della fabbrica 1000 pannelli al giorno. In ottica Gigafactory noi dovremmo gestire circa 15.000, 15.000 di due tipologie di prodotti differenti. Un prodotto dedicato alle utility scales, quindi in linea con quello che stiamo producendo adesso, ovvero destinati ai grandi campi di produzione fotovoltaica, e per la prima volta un prodotto destinato alla generazione distribuita, ovvero destinato all'installazione sui tetti delle case delle persone.
progetto ha una serie di sfide al suo interno. La prima fabbrica importante, perché già abbiamo una fabbrica che produce 200 megawatt all'anno, quella nuova produrrà 3000 megawatt all'anno. L'Enel affronta questa prima sfida anche con un'organizzazione diversa. Abbiamo ingaggiato un'impresa importante che è mobilitata già da marzo in cantiere con project manager, project controller, safety supervisor, supervisori tecnici presenti in campo tutto il giorno, che controllano l'ingegneria, controllano i lavori in cantiere, soprattutto controllano la sicurezza. Questo team esterno è guidato da un piccolo team interno, che è guidato da me, che è composto da persone senior, tutte che vengono da aree di ingegneria e costruzione. Sono tre o quattro le aree che presidiamo: il project management, finanza, assicurazioni, procurement, rendicontazione verso le fonti di finanziamento, sostenibilità, il presidio completo dell'ingegneria, project engineer, tutti i processi di qualità e la qualità dell'intero progetto, e il tema safety. È un team motivato, è un team flessibile, perché le difficoltà e le novità sono quotidiane, però siamo tutti mossi da questa curiosità verso la transizione energetica. Sappiamo che ogni giorno che ci mettiamo dietro le spalle ci avviciniamo alla produzione del primo pannello. Sono più di 5 milioni di moduli l'anno, quindi dobbiamo riorganizzare tutta la struttura di logistica del sito. Non possiamo più permetterci attività di ricezione soltanto giornaliero, ma la dobbiamo fare 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Ci saranno più di 100 camion al giorno che entreranno e usciranno ogni giorno dallo stabilimento, e quindi dovremo informatizzare il tutto. Dobbiamo sviluppare l'attività di smart logistic per avere gli inventari in tempo reale di tutto il movimento delle materie prime. E dobbiamo capire anche come organizzare tutta la formazione di queste persone che devono arrivare. Il valore più importante che il nostro progetto avrà è sicuramente quello legato al capitale umano, ed è per questo che stiamo investendo tempo per cercare di cominciare a selezionare le risorse necessarie a questo progetto e capire l'organigramma che ogni ruolo, ogni persona avrà all'interno del progetto. Una selezione del personale che avrà a regime quasi 1000 persone all'interno del nostro FAB. Marcello, volevo chiederti se mi potevi spiegare meglio come sono configurate le attrezzature, in particolare la parte dell'automazione, perché volevo prendere spunto per il building della linea moduli per l'ingresso delle cene. Ho fatto un meeting con i fornitori proprio stamattina, alla fine, dopo diversi allineamenti, abbiamo deciso di posizionarli in questa zona qua. Io e Marcello ci occupiamo in questo momento della parte di trasferimento tecnologico, cioè trasferire quello che abbiamo fatto negli anni passati in laboratorio, assieme anche ai nostri centri di ricerca esterno, nella fabbrica del Giga. Mentre la fabbrica attuale girava, il nostro gruppo in anticipo ha cominciato a lavorare a questo progetto e stiamo già lavorando su quello che sarà il lavoro del 2025-2026, dove ulteriormente trasformeremo la fabbrica da HGT a Tandem. È una fase molto bella dove noi siamo veramente felici di lavorare, perché stiamo partendo da un'idea e la stiamo trasformando in una fabbrica. Durante lo stop per il Covid, comodamente un pomeriggio, ricordo primaverile, nel giardino di casa mia, ho cominciato a lavorare sulla configurazione per poter disporre inizialmente 1,5 gigawatt di produzione in questa fabbrica, e dopo che siamo riusciti a trovare una configurazione ottimale mi è stato chiesto di vedere di ampliare ancora di più la capacità, inizialmente 2 gigawatt, fino a quando mi hanno chiesto: ok, proviamo a vedere quanti gigawatt di produzione riusciamo a inserire all'interno di questa fabbrica. Piano piano, dopo tante ottimizzazioni, è arrivata la configurazione finale. Siamo riusciti a ottimizzare al massimo gli spazi per ottenere una linea usufruibile, operativa, e permetteva di inserire quelle migliorie, quelle innovazioni che abbiamo deciso di introdurre in questa linea, differentemente da quella precedente.
questo investimento è un investimento enorme in Italia. Erano anni e anni che Enel non faceva un investimento di questa portata e di questa tipologia in Italia. Enel investe nella costruzione di centrali che producono energia elettrica. Questa è una fabbrica che produrrà dei pannelli che produrranno energia elettrica. È un fiore all'occhiello anche europeo, con un tentativo importantissimo di costruire una catena dell'alimentazione di questa fabbrica con materiali che, diciamo, arrivano dall'Europa. Quindi cerchiamo di renderci un po' indipendenti nella produzione di pannelli solari. Se uno guarda a quella che può essere la roadmap della tecnologia, cioè cosa si prevede che si farà nei prossimi anni, noi siamo sempre fra i primi, già anticipiamo quello che ci si aspetta negli anni successivi. Siamo veramente fieri anche delle macchine che stiamo prendendo, del sistema di interconnessione, dell'automazione. Siamo confidenti che questo ci porterà ad avere una fabbrica veramente molto efficiente, molto, molto innovativa e sostenibile. La mia giornata finisce verso sera, verso le 7, verso le 8 e spesso finisce facendo un giro in cantiere, perché è anche un momento bello, di luci particolari, che ti fa vedere un po' la quiete dopo la tempesta della giornata. Noi abbiamo anche 20-25 mezzi in contemporaneo movimento in cantiere. Vedere la sera che questa quiete prende possesso del cantiere è anche, come dire, metto dietro la schiena un giorno di lavoro, un giorno di avanzamento, un giorno di progress, ed è una soddisfazione. C'è una cosa nuova che nasce e non c'è una cosa vecchia che si chiude. C'è una crescita, non c'è una riduzione. C'è un entusiasmo nell'innovare e nel vedere quello che dopo si potrà ancora fare, che è fantastico. Quindi è, se vogliamo, è la cosa più bella, cioè vedere che da una tecnologia nata 10-12 anni fa, cioè nasce un'altra che già ha in sé i germi di quella che ne verrà dopo ancora, e quindi c'è una storia che comincia a diventare veramente di sviluppo a lungo termine di una filiera tecnologica che trae origine proprio dal know-how che si è depositato a Catania. Quindi è in Sicilia che c'è questo seme che continua a riprodursi.